Buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale se è la prima volta che passate di qua. Oggi volevo fare un video dedicato ai capelli, in particolar modo volevo parlare dei modi, dei metodi, dei prodotti naturali logicamente per idratare i nostri capelli. Prima di iniziare però volevo fare una piccola premessa. È un po' di tempo che non pubblico video, questa settimana infatti non sono riuscita a pubblicare neanche un video, sto in un, diciamo così, in un brutto periodo, oltre ai vari problemi che ho avuto con il PC, con il programma per il montaggio dei video, ultimamente sto avendo qualche piccolo problema anche di salute e quindi non c'è proprio la testa di fare video, magari noterete anche dalla mia faccia particolarmente provata, particolarmente stanca, perché è proprio un bruttissimo periodo, un pochino a 360 gradi. Come vi ho detto, sto avendo qualche piccolo problema di salute, sono molto 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 stanca, molto provata, e quindi purtroppo, ahimè, non riesco a girare video. Piano piano spero di riprendermi, spero di ritornare al giusto ritmo di girare e pubblicare video. Mi raccomando, non vi dimenticate, io non mi dimentico di voi, e anche voi non prendetevela male magari se non passo nei canali degli amici a fare un saluto, a lasciare un commento. Io quando riesco guardo sempre i video dei canali che seguo, però ahimè non ho proprio il tempo, non riesco proprio a lasciare un piccolo commento, lascio un pollice in su, però non riesco. Come vi ho detto, è un periodazzo, speriamo che passi in fretta, speriamo che torni in fretta a risplendere il sole. E niente, iniziamo subito con il video di oggi dedicato appunto all'idratazione dei nostri capelli, idratazione in modo naturale, perché come sapete bene, chi segue il mio canale, chi segue i miei video sa benissimo che io sul mio canale parlo della cura naturale dei capelli, quindi le idratazioni che andrò a consigliarvi le farò in, come dire, saranno divise in vari video. In questo primo video di oggi vi parlerò dell'aloe. Qui ho una foglia appena tagliata dalla mia piantina d'aloe e vi parlerò dell'aloe, però prima di iniziare a parlarvi dell'aloe volevo illustrarvi, diciamo così, tutti gli altri metodi, tutti gli altri prodotti naturali che vanno a idratare i nostri capelli. C'è l'aloe, il famoso gel d'aloe, poi possiamo trovare il gel di semi di lino, possiamo trovare il gel di semi di psiglio, che sono molto piccoli, hanno più o meno le stesse caratteristiche dei semi di lino, però sono veramente piccoli piccoli piccoli, e otteniamo con il procedimento che facciamo appunto per il gel di semi di lino, con il psiglio otteniamo un gel molto più denso. Poi ci sono i semi di melacotogna, anche dai semi di melacotogna si può ottenere un gel ottimo per idratare i nostri capelli. Poi abbiamo il gel di malva. Il gel di malva è molto più complicato, diciamo così, da ottenere nel modo fai da te, però come vi ho detto, piano piano, video dopo video, vi parlerò un pochino di tutto, vi andrò a illustrare un pochino le caratteristiche di tutti questi vari gel che abbiamo a disposizione per idratare i nostri capelli. C'è anche il gel, come si chiama? Possiamo ottenere anche un gel molto idratante dalla maizena
oppure come si dice dall'amido di mais. Anche in questo modo possiamo ottenere un gel idratante per i nostri capelli, possiamo ottenere un pacco idratante. Quindi, ricapitolando, abbiamo il gel d'aloe, il gel di semi di lino, il gel di semi di psillo, il gel di malva, il gel di semi di melatonina, il gel di amido di mais, e in più ci sarebbe anche il fieno greco, che anche lui ha un potere molto idratante per i nostri capelli. Come vi ho detto, in ogni video andrò piano piano ad illustrarvi i vari gel. Qui ho la mia foglia di aloe appena tagliati, quindi dedicheremo questo video appunto al gel di aloe.